Buongiorno. Oggi, dopo un sacco di tempo, parliamo di tech. Ieri Apple ha annunciato l'edizione annuale della WWDC, che partendo dal principio si svolgerà il Apple Worldwide Developer Conference 5-9 giugno, il keynote ovviamente sarà come al solito alle 19 del 5 di giugno. Saranno le solite 2 orette di conferenza, nulla più, nulla meno. E qui abbiamo anche, lo faccio vedere qua, questo è il logo, la grafica di quest'anno, che per molti sta proprio a significare un visore, il visore di Apple. E sapete perché non ci credo? Perché come possiamo usare WWDC del 2021 nella grafica? Che questa è anche più vicina a un visore, cioè vedi, aspetta, fammi scaricare un po'. Guarda questi occhiali, oltre che il flash del MacBook, ma è palesemente un visore, guarda. Quindi non lo so quanto possa essere un visore, perché molte volte effettivamente c'entra poco con quello di cui parlano all'evento. Quindi oltre a questo fantomatico visore di Apple, che effettivamente non è che poi mi interessi neanche a me poi così tanto, se per i prezzi che sarebbero sui 2500-3000 euro almeno, che per proprio il prodotto a cui io, come persona, non sono interessato, ma molti non sono interessati, oltre che per il prezzo, anche per l'ideologia del prodotto. Per il resto dovremmo vedere i soliti iOS 17, iPadOS 17, macOS 13, tvOS 17, watchOS 10. WatchOS 10, versione 10 degli aggiornamenti, non c'è mai stato un qualcosa di così tanto grande. Magari un WatchOS 10, visto che WatchOS non cambia da anni. La decima versione potrebbe far cambiare qualcosa? Assolutamente no, perché WatchOS farà sempre. Cioè, WatchOS, Apple Watch, un prodotto così giusto, così già ben fatto, che alla fine non è che ci sono poi così tante cose da aggiungere, se no come features dell'anno dopo. Di iPhone, di cose iPhone 15, è da una vita che devo farci un video, ma già sono tornato con YouTube oggi con questo video, all'ultimo, non è da me. Doveva uscire un altro video oggi, che è quasi pronto, e che è una cosa, secondo me, scioccante. Spoilerino, ma sgravo di questo video potentissimo, ma basta. Comunque, per iOS 17, dicevo, anche se rispetto agli anni scorsi si hanno molte meno idee, ma già negli ultimi anni io ho notato che l'ultimo anno in cui c'è stato veramente proprio ok, sappiamo come sarà abbastanza bene la prossima versione del software, è stato nel 2020 con iOS 14, cioè si chiamano i widget per scontati. iOS 13 e la Light Mode, quest'anno già negli ultimi 15, 16 e 17, per iOS 15, 16 e 17, davvero molto molto meno. Però fino a qualche giorno fa si diceva che sarebbe stato un aggiornamento minore, mentre sono arrivate negli ultimi giorni le voci di un aggiornamento molto più importante, cosa che mi ha portato anche a fare questo video, perché davvero del visore non ne avrei parlato. Però già se sappiamo che iOS 17 si baserà più che altro su molte richieste degli utenti, quindi magari anche un po' di bel bug fix. Bah, sì, vabbè. Un po' di bel bug fix, che lo so che volete aggiungere novità, quindi non è fattibile. Però un minimo, dai, su, su, su. Io ho altro da dire, eh? Non lo so, non me lo ricordo. Potremmo vedere dell'hardware, un MacBook Air da 15 pollici con M2, si dice. Molti dicono che vedremo M3, processore M3, ma per me no. Al massimo Mac Pro, perché nel 2020 dissero: entro 2 anni completeremo la transizione, siamo al terzo. Per concludere proprio i 2 anni, Mac Pro ci starebbe. E così concludiamo la linea dei processori Apple Silicon. Sarebbe molto bello questo vedere un M2 Ultra. Chi lo sa? Sono davvero, davvero curioso. Altro da dire? Non penso di avere altro da dire. Di iPhone 15 se ne è già parlato un sacco, ma non vorrei dire cose. Ci devo un attimo ancora riflettere, perché magari ne parlerò, prima o poi ne parlerò. E il video scioccante di cui vi dicevo prima esce domani.